Cosa vedi all'orizzonte? Allarme rosso! Pirati! Pirati! Ciao a tutti ragazzi, siamo Rebbe e Molly e oggi ci troviamo qua ad oltremare perché vogliamo farvi vedere un sacco di cose, vogliamo farvi vedere anche tantissimi animali. Ci saranno un sacco di animali ragazzi, a chi piacciono gli animali? Allora se vi piacciono gli animali lasciate subito un bel like e iscrivetevi se non vi siete iscritti. Che cosa state aspettando? Ne vedremo un sacco. Allora guardate, iniziamo subito con i pony, guardate che bello. Signor, come si chiama? Pony. Aspetta, pony? Non si gira. Signor, scusi, signor Pony. Siamo Rebbe e Molly noi, piacere. Forse gli devi dar da mangiare, Rebbe. Ecco, si era girato. Ma guarda, lì ce n'è un altro. Ehi, ciao bel Pony, come ti chiami? Oh, t'ha risposto, Rebbe. T'ha risposto. Ragazzi, questo panno si chiama. Com'è che ti chiami? Ehi Pony, come ti chiami? Ma hai visto che ha la frangetta? Che bellino. Magari bellissimo. Una femmina con la frangetta. È bellissimo. Ciao Pony, sei bellissimo. Pony. Ok, quindi Rebbe, vorresti essere un pony? No, però vorrei salire sopra quel pony. È però più carino di te con questa frangettina. Come più carino di me? È vero, oh, ciao. Ciao piccolino. Bellissimo. Ok, quindi qui ci sono due pony. Adesso andiamo a cercarne altri. Guarda, ci sta guardando anche l'altro. Ok, Rebbe, vai, accarezzalo. Ti facciamo una bella coccolina adesso, mi raccomando, fai il bravo. No. È buonissimo, ragazzi. Guardate, è dolcissimo questo cavallino. Voglio anch'io accarezzarlo, Rebbe. Certo. Vediamo con ciao. Molly. Ehi, fatti accarezzare da Molly. Wow, che bel cavallino con la frangetta. Ciao, ma è bellissimo. Oh, mi ha toccato la frangetta. È bellissimo. Fateci sapere nei commentini se vi piacciono questi pony. Io vorrei cavalcarli, ma sono più grande io di lui. Ma dai, ma non avere paura. Guarda, ma ti voleva dare un bacino. Ciao piccolino, ehi. Come ti chiami? Ok, andiamo a vedere altri animali adesso. Ci dobbiamo salutare. Ciao. 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 Vediamo se ha un po' fame questo cavallino. Ehi, ti va questo pezzettino di fieno? Oh, guardate ragazzi, ha dei denti enormi. Ok, guardate dove siamo venuti adesso. C'è qualcuno sopra la mia testa. Scusa, ti puoi spostare per favore? Scusa? No, sta bene lì, Molly. Come si chiama? Come si chiama? Smog? Scusa? Parlo con te? Rebbe, c'è qualcosa che non va? Gli piace molto la tua testolina, penso che ci farà un bel nido lì sopra. Non è un nido questo, Smog. Ecco ragazzi, adesso ci troviamo qui con questi bellissimi pappagallini. Lei è Snow, ovviamente, perché è tutta bianca, è come la neve, è bellissima. Bellissima. Guardate che cresta che ha. Vi ricordate Molly quando si fa tutte le sue crest nei video? Ecco, non supererà mai la cresta di Snow. È bellissima. Ciao, è proprio bello, è tutta bianca. Ma vorrei farti notare una cosa comunque. Ecco, sentiamo. Che la mia testa ormai è diventata un nido. Esatto, la tua testa è sempre stata un nido. Pensa un po' se ci fai i suoi bisognini. Aspetta, lì sopra. Aspetta, prova a farlo venire qua. Vieni, vai. vieni qua sopra. Sei un po' lontano, deve fare un salto qui, enorme. Qui, prego, da questa parte. Dovresti avvicinare il tuo ditino. Da questa parte, vai. Lo stai quasi facendo. Vieni sul ponte, Vieni qua, qui. Ok. Ce l'ho fatta, grande Molly. Ah, ma allora eri tu sopra la mia testa. Ragazzi, diteci se vi piace questo bellissimo pappagallino. Non lo vorreste tenere anche voi in mano? Beh, lo sta tenendo Molly in questo momento. Cosa? Devono lasciare un mi piace. Non l'avete ancora lasciato? Dovete lasciare un bel like, ragazzi. Se non l'avete ancora fatto, fatelo ora, vero? Sa anche cantare, Rebbe. Non è vero. Oh. Bravo! Bravo! Hai visto? Canta meglio di me, ragazzi, eh! Rebbe, c'è qualche problema qui. Ho un uccellino canterino sulla mia testa! Vai! Ha cantato tutto prima, dovrà un po' riposare ancora, le sue corde vocali, ancora. Ovviamente. Bis, vogliamo il bis! Ehi, mi senti? Ma lui mangia, basta mangiare! Me ne dai un po' anche a me? Non penso sia. No, è tutta tua, ok, te la lascio tutta. Ma guardate quanto è bellina! Ok, adesso conosceremo Cucumber, guardate com'è colorato! Il pappagallo dei pirati. Vai, non sale. Che non vuole salire sulla spalla di braccio, Jack. Metti il braccio.
Andiamo a conquistare i sette mari. Cucumber! Cucumber! Bravissimo! Un applauso per Cucumber! Cosa vedi all'orizzonte? Allarme rosso! Pirati! Pirati! Pirati, Cucumber! Questo è il pappagallino di Jack Sparrow. No, ok, bravissimo. Insieme conquisteremo i sette mari, Cucumber, vero? Sì? Sì. No, Cucumber voleva dire insieme arriveremo a 1 milione di iscritti, vero ragazzi? Non è d'accordo. Sì? Sì. Non è molto convinto. Ha tirato un rutto, Cucumber. Ok ragazzi, questi uccellini che sono tenerissimi, sì, vero Cucumber, che siete dolcissimi e bellissimi, hanno una storia davvero particolare al loro passato. E se la volete scoprire, venite qua al parco di Oltremare, dove li hanno adottati e tutti i giorni si prendono cura di loro con tanto affetto. Abbiamo trovato Molly qui! C'è una capretta Molly! Ci ha somigliato un po' a Mollettino. Ma cosa dici, Rebi? Mollettino caprettino, guarda, si gratta quella capretta. Ma che bellino, ma sei proprio bella! Ciao capra, ciao, sei la Rebi, ciao! Non è la Rebi, ho detto che è Molly, guarda. Guarda, ci guarda. Siamo nel regno delle caprette. Ciao. No, non aver paura di me. No, non mordo. No, guarda, noi siamo buoni, vi vogliamo bene. Siamo buoni, ok, calma. Ok, quindi questa è la casetta delle caprette. Guarda, ti piace, Rebi? Ce n'è una lì dentro. Ce n'è una lì dentro, guarda. Forse sta giocando a nascondino? Capretta. Ma ho sentito. Ma eccola. No, ma è una capra con i baffi. Ma c'ha i baffi e la barba. E cosa e mangi? E vieni da noi, capretta! Ce ne dai un po'? No, in realtà mi piace più la cioccolata di questo fieno. Voi cosa dite, ragazzi? Guardate le capre mucca! Ma come le capre mucca? Eh sì, è il nuovo nome che ho deciso io, perché sembra metà capra, metà mucca. Ecco, l'hai offesa. No, scusa. Se ne sta andando. No, sei bravo, Molly, bravo che offendi le caprette. No, volevo dire che sei bellissima. No, Rebi, ma si sono offese secondo te? Si sono offese, se ne stanno andando tutte. No, ti prego, guarda, ti do qualcosa da mangiare e possiamo tornare amici, per favore? Molly che cerca di fare amicizia con le caprette che ha appena offeso. Ragazzi, secondo voi come si fa a diventare amici delle capre? Fatemelo sapere. Un'idea. Secondo me gli devi dare un po' di erba. Un pochettino, dici? Il sì, mangime che ma mangiano? Ne hanno già abbastanza. Hai ragione. Se ne stanno andando. Molly, mi sa che ci conviene andare perché li hai fatti un po' arrabbiare. Ciao, mi. Ciao. Niente, non mi ascoltano. Ciao piccolino, c'è un coniglio piccolino. Guarda Rebi, coniglio nano. Rebi, hai visto? Anch'io sono un coniglio. No, Rebi. Guarda, no, Rebi. No, Rebi. Rebi. Sì. Rebi. No, aiuto. Dove stai andando, Rebi? Ma che cavolo? Rebi. Ma dove sei finita? Coniglio, digli qualcosa. Ti sta guardando malissimo, Rebi. Rebi. Ok, perfetto. Io ti lascio lì, ciao! Ciao! Ecco qua, ci stiamo inoltrando nella palude delle oche selvatiche! Ciao! Come fa l'oca? Staranno pensando, guarda questi due matti! Qui Rebi, dove ci sono i coccodrilli, stai attenta! Guarda, c'è un coccodrillo! Oh, dove? Era una scherza! Ok, proseguiamo perché ci sono altri animali! Pericolo. Non avvicinarsi. Oh mamma, draghi avevo letto. Ci sono dei draghi per caso? Come dei draghi, Molly? Guarda Rebi, c'è un pesce e una tartaruga. Oh mamma, ma è un pesce enorme. Oh mamma, eccoti in versione tartaruga Rebi, hai visto? La tartaruga Rebi, no. La tartaruga Rebi. Rebi, ti do 100 euro se bevi l'acqua di questo stagno. Direi che faccio senza, Senza? Senza, faccio senza. Ok, Rebi, siamo arrivati al salto in lungo ma degli animali. Qui. Come degli animali? Guarda, qui dovrei saltare. E dove arriverai tu sarai quell'animale. Ad esempio, se salti tantissimo sei un canguro, ma penso che tu non sia un canguro, giusto? Se salto fino qui c'è un grillo. Un grillo. Qui una rana, qua uno scoiattolo. Poi che cos'è? Dai, salta! Una volpe! No, io sarò un canguro! Vai Rebi! Oh! Ma dovrò prendere un po' di rincorsa! Oh! Allora, ho deciso di fare. Oh! Vado! Oh! 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 Ma
metà fra uno scoiattolo e una rana. Quindi c'è un ranaraccolo. Sarà un scoiattolo. Sì. Ok, prossimo salto, Rebby, vai. Questa volta sarò fortissima. Vai, 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 vai. Oh, oh mio Dio, un canguro. Sono fortissima. E non abbiamo fatto un taglio, no? Salta veramente così la Rebby. Io salto veramente così. Ok ragazzi, adesso ci troviamo nel posto dove le coccinelle vivono. Nella casa delle coccinelle. Potete, wow. Guardate, questa è la casa delle coccinelle. Se le chiamo loro escono, guardate. Coccinelle. Mi sa che non funziona. Prova a bussare, prova a bussare. Coccinelle. Forse stanno dormendo. Dai, non disturbiamo le Rebby. Non disturbiamo, le hanno le loro casette. Guardate che belline. Avete visto che carine? Ah, sono bellissime. Benissimo ragazzi, per questo video è tutto. Fateci sapere qual è l'animale che più vi è piaciuto, mi raccomando. Esatto, e soprattutto scriveteci nei commentini qual è il vostro animale preferito. Il mio è il delfino, ovviamente, lo sanno tutti. E il tuo? Il mio non so, vediamo chi indovina. Ok, ci vediamo domani con un altro bellissimo video. Ciao!